Eccoci qua, ben ritrovati in diretta. L'S&P 500 cede lo 0,16%, Dow 50 punti, il Nasdaq meno 0,80%. Torniamo velocemente da Flavio Carpenzano, AllianceBernstein. Buon pomeriggio di nuovo e ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi, scusate per i problemi tecnici. Flavio, ti stavamo appunto chiedendo una valutazione della comunicazione del Federal Reserve, in particolar modo Jerome Powell. Che cosa ha indicato al mercato per quanto concerne il prossimo appuntamento della Fed di dicembre, soprattutto in questo momento così delicato di forte incertezza politica? Assolutamente, quello che la Fed ha voluto fare in realtà è sicuramente aspettare il risultato delle elezioni che resta ancora molto incerto e quindi in realtà il vero punto di domanda sarà quello che andrà a fare a dicembre. Da un punto di vista dei tassi è importante ricordare che quello che la Federal Reserve sta facendo oggi e che riesce a fare è ancorare la parte a breve della curva, quindi la forward guidance resta comunque in alto e quindi non ci aspettiamo un aumento dei tassi sulla parte di 3-5 anni. Il punto di domanda sarà sulla parte a lunga, in cui nel momento in cui si dovesse vedere un aumento repentino dei tassi, soprattutto a 10 a 30 anni, è lì dove la Federal Reserve forse potrebbe intervenire a dicembre. Come lo farebbe? Sarebbe tramite o un aumento degli acquisti o un cambiamento nella composizione degli acquisti, quindi andare a comprare più la parte a lunga della curva, quindi più il decennale e il trentennale, per evitare potenziali aumenti dei tassi sulla parte a lunga dovuta a pressioni inflazionistiche. Sicuramente, come diceva giustamente lei all'inizio, il punto di domanda resta il pacchetto fiscale e lì il risultato sarà diciamo, impattato fortemente dal risultato delle elezioni americane. Assolutamente sì, infatti che proiezioni possono farsi gli analisti a livello di mercati, vista la situazione? Abbiamo ecco, un candidato democratico favorito in questo caso, Joe Biden, andiamo a vedere esattamente il numero dei grandi elettori, 264, invece Trump 214, sono alcuni dei swing states decisivi dove Biden è in vantaggio, gli mancano veramente, veramente pochissimi voti elettorali. È quasi sicuro che lui sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti. Che proiezioni possono farsi ecco, gli operatori di mercato, visto che comunque il Senato rimarrà repubblicano, la Camera rimarrà abbastanza mista e con un presidente democratico ed un piano politico completamente diverso rispetto a quello di Donald Trump? Assolutamente, questa è la domanda chiave. Secondo me il primo punto importante da affermare è qualunque sia la vittoria, nel caso in cui di Biden o comunque chiunque dovesse vincere, non ci sono cambiamenti fondamentali sulla politica monetaria, nel senso che Powell resterà comunque alla Fed fino al 2022. Questo secondo me è un punto chiave. Da un punto di vista di politica, chiaramente la vittoria di Biden sarebbe un forte cambiamento, inversione di marcia rispetto alla politica di Trump, soprattutto su quello, sulla parte dei cosiddetti executive order, quindi gli ordini esecutivi, dove il presidente ha parola senza dover chiedere appunto l'approvazione del Senato. E quindi da quel punto di vista quello che ci dovrebbe aspettare è un cambiamento di tendenza sulla parte di regolamentazione del settore energetico, quindi un focus maggiore sui cambiamenti climatici, sull'energia pulita, una riforma sicuramente del settore dell'healthcare, quindi della sanità e del settore farmaceutico, e anche un cambiamento sulla politica di immigrazione. Un aspetto che resta in comune, secondo me importante da sottolineare, è il rapporto con la Cina, nel senso che le tensioni con la Cina resteranno in piedi, è un po' una tensione cosiddetta bipartisan, sia voluta dai repubblicani che dai democratici. Sicuramente una vittoria di Biden sarebbe più portata al multilateralismo, quindi sicuramente meno tensione e quindi un vantaggio poi a favore, un supporto per i mercati emergenti. L'altro aspetto che facevi giustamente notare è sul Senato. Lì è dove c'è un problema, nel senso che una Casa Bianca che va ai democratici, quindi con una vittoria di Biden, e un Senato che resta al Partito Repubblicano, in realtà creerà degli impedimenti nell'approvazione del pacchetto fiscale. E che è, diciamo, la chiave importante, il punto importante per l'economia americana in questo momento. Quindi un pacchetto fiscale ridotto, comunque incertezza sulle politiche fiscali, in realtà andranno a rallentare l'economia. Nel momento in cui si dovesse avere una Casa Bianca con Biden e un Senato repubblicano, diciamo, da questo punto di vista i repubblicani forse farebbero di nuovo riemergere le famose velleità di austerità e così via, e quindi rallenterebbero, comunque ridimensionerebbero un pacchetto fiscale. L'ultimo punto per concludere
è che comunque un pacchetto fiscale voluto da Biden sicuramente è più propenso A, alle infrastrutture, B, comunque un potenziale aumento delle tasse. Quindi da questo punto di vista l'impatto sul mercato, anche in seguito a quello che si diceva prima dell'impatto sul settore energetico, sicuramente una vittoria di Biden andrebbe a favorire da un lato il settore delle infrastrutture, ma andrebbe comunque a favorire il settore energetico e il settore farmaceutico. Molto interessante. In un minuto cerchiamo anche di spiegare ai nostri telespettatori che cosa ci sta indicando il mercato obbligazionario, perché i rendimenti dei treasuries, in particolar modo del decennale, sono in forte rialzo, soprattutto rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti. In questo momento il decennale rende lo 0,8. Che cosa ci segnala il mercato? Il mercato sta segnalando fondamentalmente un pacchetto fiscale molto più, diciamo, abbastanza grosso, comunque maggiori infrastrutture, quindi pressioni inflazionistiche in rialzo. Questo è quello che il mercato sta apprezzando. L'aspetto importante in un'ottica futura è capire come la Banca Centrale Americana andrà a reagire a queste pressioni in rialzo sul decennale, sul trentennale, e quindi nel momento in cui dovesse pensare che il decennale o il trentennale sono a livelli troppo alti per supportare l'economia, lì è quando probabilmente a dicembre la Fed interverrà con un acquisto di titoli diverso che andrebbe nuovamente a riportare i tassi a livelli più bassi. Dobbiamo ricordare che oggi le politiche monetarie, come dicevamo la volta scorsa, sono volte a mantenere i tassi bassi, a favorire comunque pacchetti fiscali e sostenibilità del debito. Ecco, invece per quanto concerne l'Italia sono stati fissati i valori minimi delle cedole del nuovo BTP dedicato solo al retail, che parte lunedì 9 novembre, sono allo 0,35%, lo 0,60% e all'1%. Esattamente in 30 secondi, qual è la tua valutazione per quanto riguarda il BTP futuro, che come ben sappiamo è dedicata agli investitori retail? Ma sicuramente il BTP, come diciamo prima, resta comunque fortemente supportato dalla Banca Centrale Europea e dagli acquisti. Il recente diciamo conferma da S&P del rating è un outlook che si è mosso a stabile. In realtà continua a rappresentare un forte supporto per il BTP, nel senso che il rischio di downgrade da yield resta a questo punto molto basso o quasi vicino allo zero, e quindi combinato insieme al supporto della Banca Centrale Europea resta comunque relativamente attraente. Sicuramente il rally rispetto ai valori passati è stato molto forte, ma una valutazione abbastanza fair dovuta ai fattori tecnici. Grazie mille a Flavio Carpenzano, Alliance Bernstein. Grazie, buon pomeriggio e buon fine settimana. Grazie mille a voi. Grazie mille, buon fine settimana. Allora, noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria. Ci raggiunge in diretta Matteo Paganini di Pepperstone. Inviateci le vostre domande. A tra poco.